dando un contributo importante per la nostra identità all'università e per il ruolo che noi abbiamo all'interno di questo territorio. Del resto sarebbe stato ben strano che un'università collocata in questo contesto, con le tradizioni lunghissime di studi nel campo del diritto internazionale, del diritto dell'Unione Europea, nel campo della sociologia giuridica, non avesse affrontato questo tema. Io spero, mi auguro che questo si possa continuare, no? In questi anni, tra tante sciocchezze fatte, diciamo, una sciocchezza che aveva fatto è stata quella di, laddove è stato possibile, supportare questa, tutti quanti gli sforzi che sono stati fatti, tutti quanti i progetti, tutti i corsi di formazione, gli convegni che noi abbiamo fatto su questo tema, ritengo che sia importante, ed è importante, curiosamente. Guardarlo, adesso io sono un sociologo, non sanno molto di lui, però guardarlo nella logica e nell'ottica del diritto, credo che sia un fatto importantissimo. Perché? Perché, vedete, qui il rischio è che questo tema lo politicizziamo, lo socializziamo. No, diventa un fatto di buoni propositi, o diventa un fatto di lotta fra diverse ideologie politiche, diverse prospettive politiche. Ma io invece ritengo che questo tema, che il tema del diritto, adesso voi lo conoscete meglio di me, oggi del rapporto tra diritti umani, diritto internazionale, diritto nazionale, diritto della persona, diritto alla mobilità, ma diritto anche degli stati a tutelare, a organizzare le forme di ingresso e uscita dei loro confini. Sono tante tipologie di diritto differenti, ma organizzarlo, pensarlo, riflettere su questo nuovo, su questo nodo oggi drammatico è importante, perché adesso voi lo sapete molto meglio di me, non è un tema che passerà, non è un tema passeggero, è un tema che oramai, se ci portiamo quelli vecchi come me, se ci portiamo indietro, no? Ritorno indietro, quando ero giovane già se ne parlava, insisto, quasi alla fine della mia carriera di università se ne parla ancora. Sono convinto che quando anche i miei due Giuseppi qua, no, ancora sarà un tema centrale, perché tutti i dati che abbiamo oggi, credo che sia di questi giorni, no? 2023 come l'anno in cui c'è stato il più alto numero di rifugiati, no? Nel mondo, quindi sono fenomeni sociali che sono diventati ormai fenomeni sociali strutturali, che quindi vanno affrontati in una logica strutturale come quella del diritto. Detto così, auguri, buon lavoro. Grazie direttore, o lettore, insomma, sì, direttore vale lettore in questo caso. Anch'io porto i saluti del mio direttore, del direttore del Dipartimento Ionico di Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, che deve essere qui, semplicemente augurando a noi stessi, diciamo, mi metto anche dall'altro lato, la migliore prosecuzione dei lavori. E a questo punto, visto che siamo tutti e tre noi organizzatori, possiamo dare il benvenuto, no, a questo convegno articolato, come sapete, su due mezze sessioni, di oggi pomeriggio e di domani. Come sapete, organizzare i convegni non è mai un'attività semplice, però insomma, fa piacere poi che diciamo, le risposte dei colleghi e amici, o come si vuol dire, colleghi, ciò nonostante amici, se sentono, ci sono tante versioni della storia, che è organizzato, come dicevo, a tre, dalla mia cattedra Jean Monnet, dal modulo Jean Monnet di Giuseppe Campesi e dall'Orientale Puglia, di cui è coordinatrice Valeria Di Conte, alla quale cedo la parola immediatamente. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sarò brevissima. Prima ha detto il mio direttore,
che diciamo, il tema delle migrazioni chiaramente non è un tema di cui smetteremo di parlare. Sappiamo tutti benissimo che l'approccio non deve essere più quello emergenziale, un problema strutturale va affrontato. Io mi permetto di dire che sono figlia di un demografo, quindi ho iniziato a sentir parlare di migrazioni da quando sono nata, cioè nel senso che il problema delle migrazioni l'ho vissuto attraverso gli studi che faceva papà, il fatto che faceva venire a casa tanti colleghi che arrivavano spesso dai paesi del Maghreb, e molte volte diceva: noi sentiamo parlare della difficoltà che affrontano queste persone nei viaggi in mare, dice, però non sentiamo tanto parlare di come fanno dal sud dell'Africa ad arrivare fino alle coste del nord dell'Africa, che quello è ancora più straziante. Quindi diciamo, sono nata e cresciuta in un contesto in cui si parlava di migrazioni, e per pudore ho cercato di non scrivere per tanti anni in materia di migrazioni, perché c'erano due motivi. Il primo era che non volevo assolutamente scrivere in materia su cui lavorava mio padre, e poi non volevo neanche scrivere in materia su cui lavorava il professor Cellammare, che è qui e che è stato un esperto di diritto degli stranieri nel campo del diritto internazionale. Quindi mi sembrava di non voler mettermi alla prova e occupare campi in cui vedevo competenze professionali ampie. Però questo è per dare segno come nel dipartimento in cui noi lavoriamo è da decenni che si affronta il tema della migrazione. Cioè, se io ero bambina parliamo degli anni 70, però probabilmente anche prima, e purtroppo ne parleremo ancora per tanti anni, perché sarà difficilissimo trovare una soluzione. Una volta mio padre mi chiese una cosa che non ho assolutamente fatto. Mi chiese: mi puoi dire la definizione di straniero sotto il profilo giuridico? E mi sono proprio astenuta dal dare questo concetto scientifico a mio padre. È una domanda proprio difficile. Quindi io credo che, prima di ogni cosa, ringrazio Giuseppe Campesi e Giuseppe Borgese, perché sono amici, oltre che prima amici, e poi colleghi. Quando mi hanno chiesto se volevamo fare questo inconveniente insieme, chiaramente non potevo più dire sì, perché credo che sia un tema di attualità, di interesse, ed è anche l'occasione per rivedere tanti amici in quest'aula. Grazie.